Andare via. Benvenuti a questa primissima conferenza di Trieste Next. Abbiamo quest'anno l'onore di far da apripista a questa tre giorni della cultura e della scienza. E io sono Alberto Steindler, sono il presidente della fondazione eh, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita eh, Alessandro Volta. Siamo molto felici di avervi numerosi ospiti. Prego, se possiamo partire col, col PowerPoint. Bene, il, il titolo della conferenza, della breve chiacchierata che facciamo oggi, è, è dedicato ai dati. Allora, sono voluto partire da questa famosissima litografia, forse qualcuno di voi la... La, la conosce, il, son, il, il sonno della ragione produce mostri, una famosa litografia di Francisco Goya. Eh, moltissime sono state le interpretazioni di quest'opera, quest eh, a noi piace forse quella più illuministica, no? siamo in coda, a fine dell'epoca dei lumi, per cui... È proprio pensare che la ragione è centrale, no? non solo in ogni decisione umana, no? vediamo anche è molto attuale oggi pensare quanto le decisioni prese senza l'aiuto della ragione portino a veramente delle mostruosità. Ragione non necessariamente solo speculativa, non solo il pensiero speculativo, non solo il pensiero... Eh, logico deduttivo, ma anche un pensiero molto empirico, basato effettivamente sui dati e di questo che parleremo oggi. Eh, la medicina, la salute oggi è un qualcosa di quantitativo. Legato in maniera molto forte ai dati. Piccola parentesi: se qualcuno è un appassionato d'arte, essendo una litografia ce ne sono vari esemplari, ce n'è uno esposto in questo momento a Gorizia. Quindi, se qualcuno vuole andare a vedere, l'esemplare numero 43 è esposto in una, in una simpatica e bella mostra che è fino ai primi di ottobre visibile a Gorizia. Ecco, una seconda citazione che volevo fare all'inizio. È una fondazione di Deming, chi di voi affronterà studi economici o di organizzazione generale sentirà moltissimo parlare di questo eh, signore, eh, di William Deming, che è stato uno dei padri, uno dei principali artefici della moderna organizzazione industriale, no? in particolare il ciclo di Deming insomma, che, che ha sviluppato soprattutto nella... Ehm, nello studio dell'organizzazione della produzione in Giappone. Ecco, eh, lui ha parafrasato quella che è il motto, che sicuramente tutti voi conoscete, che è presente su tutta la carta moneta e su tutti i, le, le, anche le monete metalliche americane, no? In God we trust. E lui ci ha aggiunto: eh, ma tutti gli altri devono darmi i dati, cioè, io in Dio confido, ma degli altri mi fido poco, no? portatemi un'evidenza, portatevi i dati. Allora perché parliamo di dati in, in sanità nel mondo della salute? Allora vedete questa fotografia che non ha neanche tantissimi anni eh, rappresenta quello che era una sala operatoria eh, dove vedete che sostanzialmente le tecnologie sono molto povere, no? c'è un po' di meccanica perché c'è un letto operatorio che è sostanzialmente un oggetto meccanico, ma se facciamo un salto ne, negli anni e arriviamo al, al, allo stato attuale, questa è una sala operatoria moderna. Questa è una serie operatoria attuale, eh, non a caso tra l'altro tecnologie Generale elettrica, ma insomma questa è una parentesi. <ride> <Facciamo>. <ride> e, e, come vedete il, la digitalizzazione, il numero di, di, di monitor che portano dati di fonte digitale, il, gli strumenti digitali di raccolta dei dati, dei segnali delle immagini. E biomediche sono, si sprecano, sono tantissime. Cioè, oggi il mondo della salute è essenzialmente digitale. Ci, la stragrande maggioranza delle apparecchiature biomediche che sono installate negli ospedali, ma non solo negli ospedali, anche nelle strutture a bassa intensità di cura, piuttosto che al domicilio eh, delle persone, sono apparecchiature digitali, quindi che producono dati. E, e come insegnare a gestire questo tipo di tecnologie così complesse e, e questa è stata la sfida che noi abbiamo accolto, era accolto eh, ormai otto anni fa nel 2014 quando abbiamo costruito, eh, iniziato a costruire l'idea del nostro istituto e, e, ci siamo resi conto che eh, con un'aula di tipo tradizionale, no? una lavagna, i gessetti eh, e dei banchi, non si poteva insegnare questo tipo di cose. Allora la sfida e eh, l'idea che abbiamo avuto è che dobbiamo costruire un ambiente reale, costruire quello che è per esempio normalmente un ospedale. La cosa non è banale perché normalmente questo tipo di cose si imparano negli ospedali, ma negli ospedali ci sono anche i pazienti. Quindi è difficilissimo trovare gli spazi, i tempi per coniugare l'attività formativa e l'attività di cura che avviene normalmente negli, negli istituti di cura. Per cui abbiamo costruito l'App 3, eh, che è un laboratorio in alto a sinistra, nella foto vedete in alto a sinistra, vedete. Una lezione di fronte a un TAC, un tomografo assiale computerizzato insomma, una, ed è una delle, delle macchine che abbiamo in dotazione. E abbiamo tantissime altre dotazioni, quindi abbiamo sistemi di radiologia, abbiamo una sala operatoria, abbiamo un sistema di una, un letto di terapia intensiva, i laboratori di analisi, tutto quello che e normalmente trovate in un ospedale quindi eh, i ragazzi i nostri studenti hanno modo di passatemi il termine di sporcarsi le mani cioè mettere le mani sugli oggetti capire come funzionano in questo caso vedete l'attacco è parzialmente smontata e credo che sia l'attacco più montata e smontata della storia la nostra perché viene montata e smontata moltissime volte all'anno. Sulla destra vedete, vedete il laboratorio di informatica, anche questo molto dotato di tecnologie eh, digitali, quindi di tecnologie software per l'elaborazione delle immagini radiologiche, per i segnali eh, per esempio elettrocardiografici, piuttosto che cartelle cliniche per la gestione dei dati clinici in genere. Noi formiamo, ehm, diciamo, storicamente eh, formiamo ragazzi su due percorsi che noi chiamiamo confidenzialmente Tab e Tib, che sono facili da ricordare. Tab è il tecnico delle eh, per la gestione del ciclo di vita delle apparecchiature biomediche. Eh, credo che nessuno di voi eh, non abbia visto negli ultimi due anni, due anni e mezzo al telegiornale qualche immagine di terapie intensive, cosa che purtroppo ci, ci hanno bombardato di, di queste immagini, quindi sapete di quello che... Eh, almeno avete un'idea di quello che, che sto parlando in questo momento. E queste tecnologie sono sempre più complesse e i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario ha sempre più bisogno di personale altamente specializzato per eh, la gestione quotidiana. Quindi non c'è solo l'ideazione e la produzione di queste apparecchiature, ma dopo vanno continuamente manutenute e gestite nel tempo. Questa professionalità che insegniamo alla fine di questo, durante questo corso è proprio la gestione di tutti gli aspetti del ciclo di vita delle apparecchiature biomediche. Il secondo corso storico che abbiamo impostato, appunto il TIB, fa sostanzialmente la stessa cosa, ma per il... Ma perché questa specificità? Perché non un corso di informatica normale in cui si, si, tratta, si tratta lo sviluppo del software? Perché il software usato in, eh, in sanità è un software molto particolare, è un cosiddetto mercato fortemente regolamentato. Cioè la produzione del software medico deve sottostare a una serie eh, severissima di... Eh, principi di eh, normative che tendono a garantire che sia a rischio nullo purtroppo impossibile ma estremamente basso quindi che il rischio che questo software non funzioni voi sapete benissimo eh, il software che usate sui vostri telefonini o, su, o sui vostri pc quante volte diciamo si inchioda ecco in, in, eh, nel software usato in sanità questo Virtualmente non deve succedere mai. Quindi quello che insegniamo qui è come si fa a produrre del software e a mantenere del software in modo che risponda a queste severissime normative. Quindi vedete è un qualcosa di diverso dall'informatica classica, è un qualcosa di molto molto più specifico. Alcuni numeri, insomma, noi piace lavorare poi con la concretezza dei numeri, parliamo oggi di dati. E I corsi sono corsi di grande successo anche in termini occupazionali. Eh, questi sono i dati a un anno dal diploma, in realtà potevo mettere i dati a pochi mesi dal diploma, sarebbero stati uguali e eh, come vedete i due corsi TAB e TIB hanno un'occupazione sostanzialmente eh, totalitaria, 95-94%. Eh, questo cosa vuol dire? Eh, vuol dire che eh, questo tipo di professionalità è molto richiesto, poi lo sentirete anche dai relatori che mi seguiranno, eh, è molto richiesta e soprattutto... Eh, oggi soprattutto anche molto ben remunerata. Il fatto che questo tipo di professionalità oggi non è molto presente, cioè non ci sono tante scuole che sono in grado di fornire professionisti con questo tipo di competenze, fa sì che le aziende facciano un po' a gara ad accapararsi i neodiplomati con questa... E questo alza anche gli stipendi, cosa che insomma non guasta, no? Come come, e soprattutto come primo ingresso nel mondo del lavoro. Cosa sta cambiando invece in questo momento nel mondo della salute? Il focus si sta spostando in maniera fortissima verso un nuovo paradigma. Cioè, noi siamo abituati a un modello di salute classico che è quella che in maniera un po' dispregiativa viene chiamata la sanità di attesa, no? ovvero mi viene mal di pancia, vado dal dottore no? e il dottore sta lì semplicemente ad aspettare che qualcuno arrivi. Il nuovo paradigma di cui si sta parlando sempre di più invece è la cosiddetta medicina di iniziativa, cioè non stiamo... il sistema sanitario non aspetta che qualcuno si ammali, ma opera in anticipo. Eh, facendo sì che la popolazione mediamente rimanga in salute. Questo è molto importante perché eh, circa l'80% dei costi del nostro sistema sanitario, per darvi dei numeri, il nostro sistema sanitario pubblico vale circa 120, un po' più di 120 miliardi all'anno, più la spesa eh, invece privata, quindi da assicurazioni piuttosto che da... Eh, di tasca nostra, questo è un dato un po' più incerto, tra i 30 e i 40 miliardi, quindi stiamo parlando di 150-160 miliardi di euro all'anno, ecco, di questa eh, enorme quantità di denaro circa l'80% è speso eh, per gestire le patologie cosiddette croniche, cioè patologie che non si possono curare, stiamo parlando del diabete, dello scompenso cardiaco, di alcune broncopneumopatie e così via. Eh, ma che poi quando insorgono ti accompagnano per tutta la vita. Eh, la sfida qui è far sì che insorgano più tardi possibile, stiamo parlando di patologie che coprono circa il 40% della popolazione italiana, quindi tantissimo, ecco da, da, cui deriva, eh, da questo deriva il costo così alto. E insorgono il più tardi possibile e quando qualora insorgono, ehm, se il loro decorso si è rallentato il più possibile. Questa è un po' la sfida. E come si fa questo? Conoscendo la popolazione, raccogliendo i dati della popolazione. E questa raccolta di dati, questa elaborazione di dati è proprio volta a eh, gestire in maniera ottimale eh, l'andamento della salute. Man mano che eh, invecchiamo, voi sapete che in Italia siamo molto fortunati, per tutta una serie di motivi abbiamo la speranza di vita più alta al mondo, no? siamo circa 84-85 anni, quindi abbiamo, eh, da questo punto di vista viviamo a lungo, l'obiettivo è anche vivere bene a lungo, la vita in salute in Italia è di circa 59 anni. Quindi vedete dai 59 agli 85 c'è cioè un lungo lasso di tempo in cui viviamo con una serie di acciacchi. Ecco, fare questo, adesso questa è una slide che più, più che altro che per darvi l'idea della complessità, ma fare questo vuol dire avere fonti di dati che non stanno più solo negli ospedali, ma si spostano, stanno a casa, stanno a domicilio, stanno sul vostro smartwatch che trasmette informazioni, quindi sono sempre di più le fonti di dati. Ecco perché emerge un nuovo, una nuova esigenza che le aziende ci hanno trasmesso che è quella di gestire le telecomunicazioni, telecomunicazioni sicure e il cosiddetto mondo dell'IoT. Credo tutti avete sentito parlare dell'Internet of Things, cioè le cose, gli oggetti che si collegano a Internet e parlano in maniera eh, autonoma. Oggi si parla di Internet of Medical Things, cioè cose, eh, oggetti della salute che parlano eh, su Internet. Ecco, il nuovo corso che facciamo partire eh, quest'anno accoglie questa sfida, l'abbiamo progettato assieme a 28 aziende che ci hanno rappresentato queste esigenze e abbiamo costruito un nuovo piano di studi che insegna eh, proprio come affrontare i temi delle telecomunicazioni e della dell'assensoristica diffusa. Ecco qui il corso questa volta l'abbiamo chiamato TOC, quindi tip tap TOC, sono cioè, mm, i suoni un po' onomatopetici onomatopeici, quindi tecnico superiore per le telecomunicazioni e le soluzioni di IoT, in cui c'è una forte componente anche legata alla robotica. Altri numeri in chiusura, eh, ad oggi abbiamo chiuso eh, 16 corsi, nei sette anni eh, passati, eh, sono decine di migliaia le ore, di lezione e considerate che la maggior parte delle nostre lezioni non sono quelle frontali in aula la maggior parte sono lezioni pratiche di laboratorio nei laboratori che vi ho illustrato e una larga percentuale eh, circa 750 ore all'anno del corso e 750 nel biennio di corso sono eh, tirocini stage in azienda che li concentriamo verso la fine del percorso e nella stragrande maggior, maggioranza dei casi il tirocinio si trasforma in assunzione nell'impresa che, che ha ospitato. Eh, ad oggi sono 279 gli studenti che hanno ricevuto il diploma dal nostro eh, istituto e, e... Un'altra cosa molto significativa sono i docenti, sono tantissimi, abbiamo 160 docenti perché molti dei docenti fanno dei corsi monografici molto specifici su argomenti molto approfonditi e la maggior parte dei docenti, più del 70%, non sono docenti di scuola, diciamo, sono docenti che sono dei professionisti che lavorano nelle aziende, che lavorano tutti i giorni con queste tecnologie e vengono a portare la loro esperienza. Di del, dal campo direttamente nelle, nei nostri laboratori. Ecco quello che vedete qui è la, la sala operatoria simulata. Eh, ad oggi, compresi gli studenti che stanno ancora frequentando, sono 322 gli studenti che stia, abbiamo o stiamo formando. Tutto questo è possibile grazie a un grande numero di soci, alcuni di questi, tre di questi oggi mi accompagnano in questa, in questa chiacchierata e l'importanza di avere tutti questi soci, molti, molti dei quali sono delle aziende, sia aziende pubbliche, sia aziende private, è proprio nel avere continuamente il polso del mercato, cioè quali sono le esigenze per cui i nostri corsi ogni anno si curvano è come uno slalom, si curvano ogni anno cercando di eh, soddisfare quelli che sono i fabbisogni in ingresso da parte delle aziende. Ultima nota e qui chiudo, oggi proprio alle mie spalle nel Palazzo della Regione e alle 11.30 consegneremo eh, i diplomi agli studenti che si sono eh, diplomati negli scorsi anni. Bene, È conclusa questa mia introduzione e io vorrei passare senz'altro la parola all'amico Gianfranco Vignieri. Che è il Service Delivery Program leader di General Electric Healthcare Italy per Israele, Italia, Israele e Malta. Prego, Gianfranco. Grazie mille. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di poter parlare di questo argomento così delicato che è la cybersecurity nei dispositivi medicali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento, un incremento incredibile degli attacchi informatici. E un trend in crescita anche per quello che riguarda la severità di questi, di questi attacchi, quindi quanto, effe, quanto sono efficaci nei, nei nostri sistemi. La geografia riporta una casistica eh, principalmente negli Stati Uniti, ma anche in Europa c'è stato un incremento sostanziale del, del problema e quello che hanno evidenziato gli esperti del settore è anche. Una differenza sui tipi di obiettivi, insomma, sui target. Se prima si, eh, diciamo, si attaccava indiscriminatamente target multipli, adesso si, ci si è focalizzati su eh, target di tipo governativo e sanitario. Ci si potrebbe chiedere per quale motivo c'è eh, questo interesse verso la sanità. Non c'è diciamo, un interesse a causare un danno fisico ai pazienti, ma eh, le motivazioni sono di tipo economico fondamentalmente. E visto che insomma, i dati sensibili possono essere rivenduti nel dark web possono, eh, i sistemi possono essere bloccati e la, il decriptaggio dei dischi può diciamo, essere eh, economicamente molto oneroso e il costo medio di un data breach di, di recupero di un data breach si, si aggira intorno ai milioni di dollari e quello che è stato evidenziato sono due caratteristiche principali la prima è legata proprio ai dispositivi medicali che sono all'interno di una struttura sanitaria ci arriviamo però a breve e l'altro purtroppo è legato all'impatto che ha avuto il covid che ha messo in ginocchio le strutture sanitarie che quindi purtroppo sono più propense a pagare per uscire fuori dall'impasse rapidamente. Sono tutti i dati che sono disponibili in rete, se volete approfondire sono a disposizione. E prima di entrare nel dettaglio del punto cardine, cioè del tipo di tecnologia che noi abbiamo a disposizione all'interno delle strutture ospedaliere, dobbiamo fare appunto un... Una distinzione fra quello che è un sistema IT, quindi Information Technology, e IoT. IoT è appunto un acronimo che è nato all'inizio degli anni 2000, inizialmente diciamo, era legato più che altro alla tecnologia RFID, quindi quella tecnologia che permetteva l'identificazione tramite diciamo, la radiofrequenza. Chiaramente c'è stato un incremento della tecnologia, il potenziamento della rete internet, delle fibre ottiche e della miniaturizzazione e ingegnerizzazione dei materiali che ha portato all'evoluzione dei sensori che sono diventati sempre più piccoli, sempre più precisi, sempre più economici. E questo ha portato chiaramente l'ambiente diciamo, ospedaliero, che da sempre è un ambiente ipertecnologico, a espandere la propria il proprio bacino di utenza e a creare tutta questa serie di dispositivi che adesso sono identificati in rete, quindi immaginate un vero e proprio mondo virtuale digitale sovrapposto a quello, a quello reale che noi viviamo, i nostri dati sono ovunque. Chiaramente come potete ben immaginare ogni dispositivo presente in una rete è una potenziale backdoor, cioè un potenziale punto di accesso per qualsiasi malintenzionato che voglia fare qualcosa e l'obsolescenza di questi apparecchi eh, sicuramente non aiuta per quanto riguarda la gestione della sicurezza. E, quali sono le principali differenze tra questi due sistemi? Abbiamo sentito parlare di Internet of Medical Things, cioè i sistemi medicali sicuramente hanno una configurazione molto specifica, cioè sono nati per fare un certo tipo di operazioni, hanno una certa dose di funzionalità che aiuta a ottenere un certo risultato finale, ma sono nati per una cosa ben precisa i sistemi informatici normalmente sono configurabili, sono flessibili a seconda delle necessità dell'utente. La regolamentazione di cui parlava il dottore sicuramente è una, un aspetto cruciale perché, perché se noi, diciamo, i nostri dispositivi informatici normalmente vengono aggiornati anche se abbiamo de de determinati settaggi anche a nostra insaputa vengono aggiornati in maniera del tutto trasparente per i sistemi medicali non è affatto così. Il sistema medicale deve eh, avere un, un iter di validazione delle procedure, eh, sia diciamo, degli aggiornamenti di tipo funzionale che gli aggiornamenti di tipo informatico, che deve passare attraverso l'engineering, deve passare attraverso un processo di validazione e di emissione di, una, di quella che viene chiamata l'FMI, cioè un field modification instruction, un'istruzione che permette appunto, ai tecnici che si trovano su Field di fare la modifica nella maniera validata in modo da conservare tutte le caratteristiche della macchina. E c'è un ultimo aspetto che non è banale affatto. Cioè, voi immaginate un telefono, un computer, eccetera, hanno un ciclo di vita normalmente che va dai 2 ai 5 anni. Quando si parla di sistemi medicali possono durare 20, 25, 30 anni. Quindi la domanda da porsi non è se il sistema è o no vulnerabile, ma quando diventerà vulnerabile e cosa posso fare io per evitare qualsiasi tipo di problema. In questa slide ho voluto rappresentare il ciclo vita appunto, di un sistema generico, okay, dalla sua, dal suo sviluppo fino alla, al ritiro dal, dal commercio, passando per il punto di massima espansione commerciale. All'interno di questo ciclo vita generico, chiaramente, vedete che eh, ci sono delle azioni che vengono fatte con, continuamente per poter permettere al sistema di essere assolutamente in linea con tutto quello che è la, la sicurezza e. Il, la funzionalità del sistema stesso. Nell'ultima slide voglio mostrarvi invece quello che è il, il portale di General Electric, il portale che General Electric mette a disposizione dei propri clienti eh, per quanto riguarda proprio la cyber security. Eh, la cyber security è una, un, un tema molto sentito da GE. E che lavora diciamo, continuamente, investe tantissime risorse eh, con degli istituti di ricerca a livello globale e in cooperazione con tutti i partner, con tutti i clienti per poter ottenere appunto il massimo eh, livello di sicurezza possibile. All'interno di questo portale sono presenti eh, le ultime vulnerabilità, tutte le, le azioni di mitigazione che GE ha messo in atto per poter, eh, per poter essere insomma, accanto al cliente, accanto ai partner, eccetera. Per rafforzare questo concetto di cooperazione, di, eh, voglio farvi una, un piccolo esempio che secondo me è molto efficace. Immaginiamo di trovarci all'interno di, uh, di un mezzo blindato, di una macchina blindata, no? quindi a prova di proiettile. Secondo voi avrebbe senso indossare un giubbetto antiproiettile? Magari sì, allora, il mio, sicuramente il mio livello di sicurezza non è che aumenterebbe significativamente, ma certo che se un per qualche motivo il sistema di sicurezza esterno fallisse, io sono protetto diciamo, ulteriormente. Cosa sta a significare? All'interno di un ospedale, la rete ospedaliera è la nostra macchina blindata e dobbiamo fare di tutto perché sia assolutamente sicura. Il nostro giubbetto antiroiettile è l'azione che il produttore, insomma, chi lavora sui sistemi medicali fa. Sui propri sistemi per tenerli assolutamente aggiornati e in linea con tutte quelle che sono le necessità. Quindi è un, assolutamente un lavoro cooperativo, è un, assolutamente un lavoro che ci vede tutti impegnati nella protezione di quelle che sono le macchine e di quelli che sono i dati de, del paziente. Io ho finito, grazie mille. Grazie Gianfranco, abbiamo sentito quindi il eh, punto di vista centrato sulla sicurezza del dato, ovviamente non basta avere i dati, i dati devono essere sicuri, i dati devono essere protetti, quindi il punto di vista di General Electric che eh, ricordo è uno dei principali produttori di apparecchiature eh, biomediche a livello eh, mondiale. Ma tutte queste apparecchiature poi vanno gestite, vanno gestite e con grande piacere passo la parola a a Marisa Giampaoli, che è presidente e amministratore delegato di Hospital Consulting, che è una delle eh, principali realtà italiane nella gestione dei parchi installati di apparecchiature biomediche. Allora, intanto, intanto devo dire che non mi ero preparata a una platea con un'età media così bassa, cosa che mi fa molto piacere. Allora però prima di farvi vedere le slide che forse potrebbero anche non interessarvi vorrei raccontare due storielle. Una è la storiella dell'azienda e del nostro settore perché almeno uno inquadra, altrimenti non si capisce l'introduzione che ha fatto Alberto sui corsi. Uh, voi pensate che intorno al 1965, quindi, L'età di nascita dei vostri babbi in ospedale o comunque le procedure cliniche, il 5% era legato a uno strumento, il medico arrivava a casa con il fonendoscopio. Se andava in ospedale ti facevano una radiografia, i letti erano tutti belli, tubolari, non si muovevano d'un pelo. In una ricerca fatta dal, già negli anni Ottanta, il 35% delle attività sanitarie erano legate a degli strumenti, cioè tu andavi dal cardiologo, dal tuo medico e ti facevano l'ECG, perché l'ECG era stato, in quegli anni eh, vennero fuori i primi eh, monitor, i monitoraggi, in quegli anni venne fuori il monitoraggio eh, dei fetale. Prima, prima che voi siate nati, la vostra mamma per almeno un mesetto andava in ospedale e le facevano sentire il battito, il vostro battito, faceva tutto, capivi se uno stava bene o stava male. Oggi oggi stimano perché non riescono ad avere un numero certo stimano che tra il 90 e il 95% delle attività sanitarie sono legate a un, uno strumento di qualunque tipo, meccanico sì, ma soprattutto elettronico sì, ma soprattutto con sistemi di gestione informatica. Oggi abbiamo un livello di complessità incredibile de, di questi strumenti. Il problema è che sono strumenti costosi, diciamocelo, sono strumenti delicati che usano in tanti, il medico, l'infermiere con un problema di manutenzione perché questi oggetti devono durare nel tempo. I servizi di ingegneria clinica iniziati qui a Trieste nel lontano 1990, se la memoria non mi inganna, quindi stiamo più o meno parlando... Un po' prima. Eh? Un po prima. Un po prima ma mettiamo l'apparizione sul mercato. Uh, l'impatto sull'organizzazione sanitaria era zero. Cioè, insomma, in fondo, chi produceva le macchine forniva anche i tecnici. C'è stata una evoluzione proprio per la complessità che stava emergendo, per cui il servizio di manutenzione per il quale abbiamo necessità di eh, tecnici specializzati, oggi rappresenta sostanzialmente il 100% del mercato della, dei servizi di manutenzione, che in Italia più o meno cuba circa 840 milioni l'anno, cioè lo Stato italiano spende 840 milioni l'anno per mantenere gli apparecchiature elettromedicali. Addirittura oggi siamo nella situazione che tutte le regioni, tutte le ASL d'Italia hanno un loro servizio. Questo e inizio, soprattutto and sta andando al regime in questo momento dove le ultime regioni un po' più refrattarie si sono adeguate alla richiesta del mercato e qual è il problema? Il problema drammatico è che ahimè valli a cercare, faccio un esempio. Uh, noi nel 31-12-2020 avevamo 310 addetti. Oggi, e non ho neanche chiuso l'anno, siamo già a 640. Qual è il grande problema? Il grande problema è che non trovi il personale tecnico adeguato perché è un lungo periodo di formazione ma credo che Vigneri vi ha dato già un'idea della complessità solo l'approccio informatico allora che cosa dobbiamo fare? Al di là di cominciare a preparare le nuove leve, quindi per favore vedete di darvi da fare, eh, c'è una, bisogna eh, partire da un presupposto. Che come eh, diceva prima Alberto nell'introduzione, si passa da una medicina d'attesa a una medicina eh, proattiva, predittiva. Eh, le informazioni sono necessarie, ma più che le informazioni di cui oggi siamo pieni, bisogna usare, avere dei cervelli allenati. E mi compiaccio per l'incipit che ha fatto eh, con quella stampa di Goya. Perché se manca la ragione è un gran problema. I dati non servono a niente. E dopo vi porto altri esempi. Uh, ma oltre alla ragione, secondo me c'è anche un altro aspetto che va tenuto conto, che è l'idea che abbiamo del bene comune. Perché? Perché il dato è come una... Una spada, un pugnale, un mitra. Perché quando sono una bella massa e cominci a sparare quelli sono... Eh, il problema è, aspetta, uno, chi ce l'ha in mano, secondo, per cosa lo usi. E la questione del bene comune ve la vorrei rappresentare con una storiella molto vecchia. E risaliamo a lontano 1680 giù per lì. A Venezia, voi sapete che Venezia sostanzialmente, eccetto la Seconda Guerra Mondiale, non è mai stata conquistata da nessuno. Perché non è mai stata conquistata da nessuno? Per la semplice e buona ragione che è in mezzo all'acqua provate a conquistare Venezia se vi riesce, ma le, tutti quelli che attaccavano prima o poi si impantanavano. Nel 1650, siccome la Serenissima era, aveva presente questo aspetto, diede ordine al suo sistema di ricerca di dire ma... Quando è che fu la laguna rischia di interrarsi? E si misero a studiare tutti i carichi del, che portavano i fiumi, il Piave, il Sile, per cui fecero i conti e dissero: Ma in 300, an 300 anni, pregasi, in 300 anni la laguna di Venezia si interra. Voi immaginate il doge che all'epoca era lì, si fece fare quattro conti di cosa voleva dire evitare questo rischio. Gli venne fuori un conto, più o meno, che visto con gli occhi moderni sarebbero più o meno il costo di tre volte il ponte sullo stretto: e, e, insomma. Ma, se quello che guidava era l'idea del bene, allora si affrontava anche una spesa così pesante per garantire un futuro, non ai nipoti del doge, ma qui stavamo parlando dei, cioè di quelli che vivono ora a Venezia, eh, sostanzialmente. Perché vi ho fatto questo raccontino? Perché i dati hanno un significato e un senso se sono mirati a qualcosa. Se sono usati tanto per accumulare informazioni, non servono assolutamente a nulla. Quindi il problema è. È eh sì come raccogliere il dato, ma qual è l'obiettivo che ti vuoi dare? E ora nelle mie slide vi faccio tre esempi veramente stupidi che più stupidi non si può. Voi tenete conto nel mondo sanitario uh, i giorni che Dio in terra, tutti i giorni che Dio mette in terra, il mondo della farmaceutica ha in tempo reale i dati di vendita e sui dati di vendita costruisce lo sviluppo, mette in riga la produzione, cerca di immaginare. Nel mondo sanitario, tutti i mesi che Dio mette in terra, dal nostro medico di base, dall'ospedale, da... arrivano una massa di informazioni che si chiamano tracciati SDO e tracciati ASA. I tracciati ASA sono quelli delle prestazioni ambulatoriali, i tracciati SDO sono quelli dei ricoveri ospedalieri. Per cui, a livello di un cervellone centrale, al mio codice fiscale corrisponde quanti farmaci ho preso, quante volte sono stato in ospedale, quante risonanze ho fatto, la mia storia, c'è tutta. Il problema è che, al di là della questione della riservatezza del dato, questi dati non servono. Per fare la programmazione. Si stanno rivelando sostanzialmente inutili. Faccio un esempio st stupidissimo. I dati sulla uh, manutenzione degli apparecchi, che permette di capire, ad esempio, se un apparecchio lo si usa, non lo si usa, al costo giusto. Credo che in via teorica le regioni, ma soprattutto. CONSIP, che è la centrale di acquisto nazionale per tutti i beni, del, hanno banche dati. Dovrebbero, dovrebbero avere banche dati che ci raccontano la storia, la storia degli ultimi vent'anni, non di cinque minuti fa. Se uno prende quei dati, riesce a fare meravigliosamente un confronto tra chi funziona bene e chi funziona male, dove bisogna intervenire e dove non va bene così, in modo da evitare degli sperperi inutili. Non vi faccio guardare questi numeri perché poi se c'è qualcuno della campagna dopo si sente eh, preso di mira. Un'altra cosa abbastanza uh, sciocca che sembrerebbe. Voi sapete che quando uno non riesce a trovare a casa sua la risposta a un suo bisogno sanitario, la prima cosa che fa è prende la valigia e va da un'altra parte. Questa si chiama mobilità, è, la, è il famoso turismo sanitario. Guardate, che il turismo sanitario è una voce particolarmente importante dei bilanci delle nostre regioni, sia dal lato dei soldi che entrano e soprattutto dei soldi che escono. Ma soprattutto è un grande problema per il cittadino medio-italiano, che io dice, vabbè, io per fare. La protesi d'Anca non la trovo a Firenze, quindi parlo di casa mia, non la trovo a Firenze, ma prendo l'Eurostar, arrivo a Bologna, a Bologna gli telefono una settimana prima, non a Rizzoli, uh, in un'altra struttura accreditata e io dopo una settimana la protesi all'Anca l'ho già fatta e me ne torno a casa felice e contenta se aspetto a Firenze, forse noi parliamo fra un anno e mezzo, che vuol dire che fra un anno e mezzo la mia anca è già diventata una specie di pacchetto e io non mi muovo dal letto, mi sembra evidente. Allora uno dice, ma bene, queste informazioni ci sono tutte. Tutti, tutti sanno perché io sono andata a Bologna o perché sono andato da un'altra parte. Ma se io voglio programmare una diversa assistenza ai miei cittadini, ahimè, io devo prendere il dato, capirlo, capire l'obiettivo che mi pongo e programmare, e programmare sul medio, lungo periodo perché le cose non si cambiano in cinque minuti, gli aspetti strutturali non si cambiano in cinque minuti. E qui c'è la grande follia, no, follia, che è quello che voi dovrete affrontare. Da una parte abbiamo una tecnologia che sta viaggiando con... Una velocità spaventosa. Una volta, neanche quando avevo i calzoni corti, avevo già allungato un po' le gonnelle. Eh, una volta, il, le generazioni tecnologiche avevano 15 anni, poi ridotte a 10 poi ridotte a cinque, oggi siamo nelle condizioni in cui si sta verificando che le generazioni tecnologiche, cioè l'innovazione, stiamo a due anni, voi capite che... Siamo un po' stretti quei tempi. Sì, infatti finisco, non si arriva tanto lontano. Quindi dall'altra parte però abbiamo necessità di impostare il nostro sistema, su scelte strutturali, gli ospedali nuovi, tecnologia nuova, senza gli ospedali nuovi poco serve. Per cui dico, e con questo concludo, il dato è l'elemento prezioso che abbiamo in mano per poter costruire la ricetta. Ma per fare la ricetta ci vuole il cuoco e soprattutto chi mangerà il piatto alla fine della preparazione? Grazie allora, grazie divertiti, divertiti. Grazie Marisa per l'intervento veramente interessante e anche gustoso direi nella sua conclusione. Allora, eh, chiude quindi, dopo no, chi produce, fare. chi gestisce, e eh, chiude chi. E, e l'anello finale, quindi l'azienda sanitaria, il fruitore finale di questi prodotti e tecnologie. Grazie de Petris. Grazie Alberto, ti ringrazio sempre di queste occasioni importantissime di parlare soprattutto con i ragazzi. Io sono il Data Protection Officer di gran parte della sanità pubblica regionale. Chi è il Data Protection Officer? Sarebbe una figura che è stata obbligatoriamente creata dal GDPR, cioè il Regolamento europeo sulla protezione dei nostri dati personali, che affianca chi gestisce i dati per far sì che vengano gestiti, lavorati e eh, si ottengano risultati senza violare i diritti delle persone, senza comprimere le libertà e quindi nel rispetto della possibilità di autodeterminarsi. Perché in questi ultimi anni quell'accelerazione fortissima che avete sentito prima è vero, comporta il fatto, e l'ha detto prima l'ingegnere Steiner, che siamo un po' vittime del sonno della ragione. Quindi noi non siamo stati capaci, noi, la nostra generazione principalmente, perché siamo quelli che governano il sistema, non siamo stati capaci di accelerare il nostro modo di pensare, di acquisire le competenze necessarie per poter governare questa. È questo processo evolutivo così forte e così pesante che dà delle enormi possibilità, ma abbiamo una macchina potentissima e non abbiamo la patente per guidarla. Questo è sostanzialmente ciò che succede. A me dispiace un po' stare seduto perché di solito cammino quando parlo e non ho fatto slide che di solito sono anche divertenti perché mi sono fatto semplicemente degli appunti. In quanto in questo mondo, se io preparavo delle slide interessanti, molto comunque come quelle che sono state viste prima ieri sera, stamattina sarebbero state già vecchie, perché le notizie e il mondo cambia alla velocità del fulmine. Okay? Allora... Eh Cosa cambia sostanzialmente? E poi mi ricollego a questi ragionamenti per cercare adesso di chiudere questo cerchio che è stato fatto. Quindi, abbiamo delle macchine medicali che acquisiscono informazioni su di noi, che sono estremamente importanti per poter fare governo della spesa clinica e dare una sanità migliore. Dobbiamo sapere riuscire, dobbiamo riuscire a utilizzare queste informazioni senza far danno a nessuno, ma a beneficio di tutti. Quindi a beneficio nostro, quando siamo utenti, pazienti del sistema, a beneficio di chi ci fa il favore di lavorare questi dati in maniera corretta, ovviamente deve essere pagato, no? ma senza che ci sia uno sbilanciamento generale nel sistema a svantaggio di qualcuno. Ora, lo svantaggio di chi può essere, secondo voi, vi faccio un esempio semplice. Noi stiamo vivendo una situazione nella quale non abbiamo più un rapporto da uno a uno. Quindi mi relaziono con una persona, scambio informazioni, ricevo informazioni, decido cosa fare. Noi abbiamo un rapporto da uno a molti, perché siamo continuamente collegati, parliamo con tutti normalmente. Noi abbiamo quanti amici che frequentiamo tutti i giorni, si contano sulla dita di una mano, no? Invece noi, quando siamo collegati sui social, noi parliamo con milioni di persone, 90% delle quali non conosciamo nemmeno. ok? Quindi perdiamo del tempo, diamo molta informazione, riceviamo informazioni inutili, c'è cioè molto bias, c'è cioè molto disturbo, rumore, c'è cioè informazione inutile, non sappiamo che farne, ci rimbecilliamo e arriviamo al sonno della ragione. No? Il rapporto è da uno a molti, ma ci fidiamo di tutti questi molti, cioè se io confido un segreto a una persona, già non è più un segreto tecnicamente dal punto di vista della security, perché finché lo sapevo solo io, io decidevo, era un segreto mio, a chi dirlo? Nel momento in cui lo dico ad un altro devo fidarmi ciecamente, ciò non è possibile tecnicamente, quindi non è più veramente un segreto. No? Ma se io questo segreto, che è la mia malattia per esempio, lo confido a milioni di persone, che segreto può essere? E di questi milioni di persone chi tratterà quell'informazione correttamente, chi cercherà di trarne invece un vantaggio personale, chi magari cercherà di farmi del male con quell'informazione? Questo è il mondo nel quale viviamo. Per poter regolamentare questo processo evolutivo così veloce è stato deciso dai legislatori europei che ci deve essere una legge uguale a cui tutte le nazioni d'Europa si impegnano a eh, rispettare per trattare i nostri dati personali che sono il nostro patrimonio informativo. Perché noi e i nostri dati siamo la stessa cosa e i dati sanitari sono ancora più importanti, ancora più pericolosi, quindi hanno una tutela ancora più. Ancora, più, ancora maggiore, speciale. Ora avete sentito che la sanità italiana ha un valore di 160 miliardi, ok? È più o meno confrontabile al bilancio di Amazon dell'anno scorso. Cosa ci dice questo? Pensate che Amazon, un mese fa, ha acquistato, ha comprato One Health che è una delle assicurazioni sanitarie. Sapete, noi abbiamo il sistema sanitario migliore del mondo dal punto di vista organizzativo del welfare, della possibilità di usufruire di servizi. Negli Stati Uniti invece bisogna avere una CARD, una tessera che in funzione di quanto guadagno mi dà accesso a determinati livelli di servizio. Se guadagno poco mi cureranno poco, se guadagno tanto potrò usufruire di servizi più evoluti. È un altro modello. Sicuramente il nostro è il migliore. Ci sono delle assicurazioni sanitarie quindi che in cambio di un pagamento, come quando fate la polizza della moto, no? vi coprono, se succede qualcosa pagano loro fino a un certo punto. Una di queste che era un po' disastrata è stata comprata da eh, Amazon per quasi 4 miliardi di dollari, stava crollando in borsa. In questi giorni Amazon sta trattando per comprarne un'altra e siamo sugli 8 miliardi di dollari. Allora dice ma perché compri una società che è praticamente in perdita? Che senso ha? Perché quella società possiede i dati di milioni di cittadini e quindi comprando la società io compro anche i dati. Un altro acquisto interessante per poco, per, da poco. Uh, un miliardo e sette di dollari, quindi molto meno, è stato quello che ha fatto sempre il mese scorso Amazon di iRobot. E voi non sapete cos'è iRobot, ma è la società che ha inventato e prodotto Roomba, che è quel aggeggino, l'aspirapolvere automatico che gira per casa. No? Molto bello, e molto comodo, collegato in wifi al telefonino. Poi sono arrivati altri a farli, la Samsung, altri grossi produttori, a metà prezzo di quello che costa Roomba e Roomba ha perso mercato. Però adesso è stata comprata da Amazon. È interessante questa operazione. Rumba è collegata in wifi e mentre gira per casa fa la mappa dell'appartamento. Poi sa perché c'è la telecamerina anche dove mettete le briciole sul divano, dove stanno le persone quando entrano e escono di casa. Poi Rumba è amica di Alexa naturalmente che raccoglie le vostre conversazioni. E se non le raccoglie Alexa, le raccoglie. Siri perché avete l'iPhone oppure le raccoglie, ok Google perché avete un Android, uno smartphone, no? Allora pensate che tutto questo enorme patrimonio di informazioni che però è la vostra vita quotidiana va a finire da qualche parte. Dove va a finire? Beh va a finire da qualche parte nei bidoni giganteschi che si chiamano big data. E vengono buttate dentro queste informazioni e poi c'è qualcuno che con degli algoritmi riesce a trovare inferenze. Gli algoritmi sono sistemi automatici di analisi basati su sistemi statistici. Le inferenze sono cose che una volta potevamo fare solo noi. Voi sapete una cosa, vi accorgete di un'altra, capite una terza, vi viene l'idea. Cavoli, avete messo insieme tre informazioni e avete avuto una soluzione. Quella è l'inferenza. Adesso la fanno le macchine l'inferenza, no? Quindi si riescono ad avere informazioni bellissime. Allora uno dice perché non utilizzare tutto questo enorme potenziale che è stato creato a fini commerciali? Perché l'operazione di Amazon serve per darci delle proposte mirate migliori. Ma poi siamo sicuri che ci interessa veramente avere quella proposta migliore e che il costo del dare tutta la nostra informazione sia... Eh, come dire, giusto, equo rispetto a quello che mi viene dato in cambio? Probabilmente non lo è, perché se lo fosse Facebook non fatturerebbe 150 miliardi, TikTok che voi usate tutti i giorni non fa, no, avrebbe un volume d'affari di 100 miliardi, no? è ovvio, vuol dire che c'è qualcuno che guadagna di più. Allora perché noi, e quando dico noi, dico sistema sanitario in questo momento, no? che è in difficoltà, che costa 160 miliardi, non possiamo usufruire di questi benefici? Voi non lo sapete, ma qui in Regione Friuli e Giulia c'è la banca dati sanitaria più estesa d'Europa. Se ne sono accorti ieri. Ma noi nel 2006, nel 2006 avevamo pensato di fare delle analisi statistiche su quei dati per ottenere risultati che potessero aiutare il medico a migliorare una diagnosi. Arriva uno in pronto soccorso con degli strani sintomi, andiamo a chiedere al sistema. Un soggetto di quell'età, di quell'etnia, di quel sesso, con queste caratteristiche fisiche che è arrivato con questi sintomi, ce ne sarà stato qualcuno nei 30 anni precedenti? Del milione e duecentomila persone che gravitano sulla sanità. Che cosa aveva? Qual era stata la diagnosi? Come è stato curato? Come è stato il follow-up? Cioè dopo un po' di tempo, come stava? E il medico ha già delle informazioni in ausilio alla diagnosi. Bellissimo, non siamo riusciti a fare niente perché. Gli strumenti informatici e statistici che avevamo nel 2006 non lo consentivano, non ce la facevano. Adesso abbiamo intelligenza artificiale, AI, abbiamo grandi banche dati, lo possiamo fare, ma attenzione, lo dobbiamo fare nel rispetto dei cittadini a favore del sistema, col giusto guadagno per chi ci dà la capacità, la tecnologia e la potenza di calcolo per poterlo fare. Quindi si deve, siamo in una situazione nella quale bisogna trovare un bilanciamento cosiddetto tra gli interessi. A cosa serve, torno indietro, il Data Protection Office? Il Data Protection Office non è proprio lo sceriffo della contea, ma è il soggetto che in qualche modo governa il traffico dei dati, perché deve aiutare il cosiddetto titolare del trattamento. quello... A cui noi abbiamo affidato i dati in sanità, noi affidiamo le nostre informazioni al sistema sanitario. Il sistema sanitario ne è custode, non ne è proprietario, noi siamo i proprietari di quei dati, ok? Quindi non è che il sistema sanitario lo può, può vendere quei dati. Il sistema sanitario mi dà un servizio che è la diagnosi e la cura, mi può chiedere, caro amico, guarda che per migliorare la qualità delle tue cure, noi con i tuoi dati vorremmo anche fare ricerca, vorremmo anche utilizzarli per altro. Mi dai il consenso di farlo? E allora io posso decidere, devo poter decidere liberamente se sì o se no. A questo punto io avrò, una quantità di dati che posso utilizzare e quei dati che non posso utilizzare non li userò. Ma in tutto questo gioco ci deve essere qualcuno che in qualche modo governa il traffico no? e questo sarebbe, secondo il legislatore, il Data Protection Officer. Se noi andiamo a vedere ci sono dei problemi notevoli, perché? Perché dove stanno i nostri dati? Stanno in un cloud? Stanno in un database? In che nazione si trova quel database? Ogni nazione ha leggi diverse. Allora, se noi per girarli in Europa possiamo liberamente transitare con le nostre macchine, con le nostre moto, senza che ci fermino alle frontiere nazionali per chiederci i documenti o i visti, ma se andiamo fuori dall'Europa sì, e se le nostre merci possono circolare liberamente, anche i nostri dati devono poter circolare liberamente, ma governati da regole uniformi. Le leggi nazionali dei paesi d'Europa non sono uguali dappertutto, sono diverse, ma le leggi nazionali dei paesi extraeuropei sono ancora diverse. Per questo motivo in questo momento c'è un grossissimo problema, ad esempio, per il trasferimento dei dati tra l'Europa e gli Stati Uniti e tra l'Europa e altri paesi del mondo. A seguito di una sentenza che si chiama Schrems 2 tecnicamente, che era stata derivata da una causa fatta contro Facebook, perché trattava male i dati dei cittadini europei facendone utile a scapito dei cittadini europei e altre questioni, in cui era coinvolto Google Analytics, e Cambridge Analytica, un'altra società inglese di analisi, è stato. Eliminato, dichiarato non sufficiente l'accordo che c'era per il trasferimento tra Europa e Stati Uniti. E adesso in questo momento stiamo in attesa di un nuovo accordo e ci sono grossi problemi sui quali discutiamo ogni giorno per mantenere un livello di protezione dei nostri dati nel trasferimento oltre l'oceano. Perché noi viviamo una situazione di colonialismo digitale, cioè ci sono. Soggetti big, no? over the top, si dice, che sono in grado di usufruire di tecnologie che hanno sviluppato con i nostri dati, con le nostre informazioni, per venderci dei servizi. Quindi noi da un lato produciamo i dati e poi dobbiamo anche comprare i servizi. E di chi parlo? Parlo di Google, di Microsoft, no? di Apple e così via, principalmente Facebook, eccetera. Dobbiamo riuscire a ribilanciare, a ribilanciare questo rapporto. E per ribilanciare questo rapporto dobbiamo semplicemente acquisire consapevolezza. La consapevolezza che ciascuno deve avere nell'ambito della propria attività nel sapere cosa e come fare. Perché succede? Molte volte io mi meraviglio e altri soggetti importanti presenti qui si meravigliano spesso di come spesso la pubblica amministrazione non riesca a capire determinati concetti molto semplici e ad utilizzare cose che ha. L'abbiamo sentito poco fa, abbiamo un sacco di informazioni che vengono usate solo per quella frattaglia di, 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 di utilizzo. Perché storicamente si raccoglievano a mano, perché storicamente si facevano determinati tipi di analisi, l'evoluzione tecnologica è stata talmente rapida, è partita a razzo, e l'organizzazione non gli sta dietro. Non ha avuto la necessaria evoluzione per riuscire a usufruire di tutta questa potenza di calcolo e di questa patrimonio enorme informativo. No? Mi ero fatto ancora qualche appunto ma non voglio via altro tempo perché sarebbe bello fare anche un po' di discussione con voi, però vi posso dire, va poi esistono le autorità garanti per la tutela dei dati personali con le quali bisogna collaborare, nel senso impostiamo delle metodologie e impostiamo, ci facciamo venire delle idee. Vediamo se tecnicamente si possono applicare nel rispetto del bilanciamento degli interessi dei vari attori, primo dei quali siete voi produttori dei dati, poi parliamo con le autorità garanti della tutela dei dati personali che validino in qualche modo quello che abbiamo pensato, a questo punto siamo a posto e abbiamo fatto un modello sano no? e utile di far sanità sfruttando queste informazioni. Quindi io adesso concludo dicendovi che avete visto che ci sono degli sbocchi lavorativi a seguito di corsi di studi che durano un paio d'anni, bellissimi, per cui se vi iscrivete a quei corsi che avete visto prima potrete anche usufruire di una trentina di ore delle mie divertentissime lezioni che aprono la mente, fanno ragionare e danno la possibilità anche di capire meglio come vivere in questo complicatissimo mondo digitale. Grazie ragazzi. Grazie a Graziano De Petris. Eh beh, eh, credo che la, il suo commento finale sia eh, stato particolarmente esemplificativo. Eh, avete avuto un campione di quello che si impara nei nostri corsi, cose molto pratiche eh, spiegate da chi vive tutti i giorni queste problematiche, dalle tecnologie, quindi. Eh, aprire un'apparecchiatura, non vederla dall'esterno, ma aprirle, capirne il funzionamento intimo. A chi di voi piace assemblare un computer, fare tutte queste cose, credo che brillerebbero gli occhi a entrare nei nostri, nei nostri laboratori. E la stessa cosa per il software, capire intimamente come funziona un sistema informatico. Eh, voi siete abituati col telefonino, col computer, sedervi, digitare una parola su Google e avere immediatamente un elenco di eh, contatti per andare a vedere eh, informazioni su quel particolare concetto. Cosa c'è dietro a tutto ciò? Come funziona? Il, I tasti che state battendo sulla tastiera? Come viaggiano sulla rete? Come arrivano nel cloud? come qualcuno li controlla come, ecco tutto questo sono cose che nei nostri corsi diventeranno, diventeranno molto chiari e prima di lasciare un attimo di spazio eh, se c'è ancora qualche domanda, abbiamo credo 5 minuti e... L'invito è eh, attraversare la piazza in fondo verso il Palazzo del Municipio, c'è il nostro stand, lo stand della Fondazione TS Volta, dove potete parlare con eh, il nostro personale e vedere alcune delle tecnologie che sono presenti poi nei nostri laboratori. La parola è a voi. Se c'è qualche curiosità sono, siamo tutti a disposizione per rispondere. Coraggio, dai, esprimetevi, dite cosa pensate. Siete timidi. <ride> anche, anche i meno giovani forse vogliono fare qualche domanda. Qui in prima fila. <ride> Bene, allora vi ringraziamo moltissimo di averci seguiti. L'appuntamento è sicuramente al Trieste Next del prossimo anno, ma soprattutto... Uh, entro il 15 ottobre, per uh, chi di voi è interessato, sul sito web www.itsvolta.it potete avere maggiori dettagli sui corsi e eh, se lo desiderate iscrivervi. Grazie ancora di aver partecipato.